Buongiorno amici, ben ritrovati, un saluto a tutti. Oggi abbiamo il televisore di Paolo, che saluto, ciao Paolo, con il problema che non si accende, non si vede niente, completamente spento. Per rimuovere la parte posteriore è sufficiente togliere soltanto una vite qui. Quindi vado a rimuovere la parte posteriore. Il modello esatto è un Philips 24PFS4022/12. Poi ve lo metto qui in descrizione. Tolta la parte posteriore, andiamo subito a fare un controllo visivo sui condensatori elettrolitici, quindi andiamo a controllare se sono gonfi, ma così ad occhio sembrano tutti ok. La seconda cosa che vado a fare è quella di verificare qui intorno al MOSFET se c'è qualche guasto, e in effetti su questa resistenza fusibile abbiamo un bel buco nero, ma anche sul suo condensatore. Quindi sospetto che anche il MOSFET è andato. Allora adesso amici, che cosa facciamo? Tolgo la scheda, vado sotto al microscopio e andiamo a individuare il valore esatto di questo condensatore. Bene amici, eccoci qua sotto al microscopio, iniziamo subito dal MOSFET senza perdere troppo tempo. Abbiamo il MOSFET 65S1K5CE con il logo del costruttore. Questi sono tutti dati molto importanti per rintracciare il componente da sostituire. Abbiamo il condensatore in posizione C9100 con un bellissimo buco, quindi eccolo qui il danno. Ma per rintracciare il suo valore, vediamo se è scritto da questo lato, ma ai ai ai, come sempre, il valore è sempre dalla parte dove si buca, quindi questo componente non lo posso rintracciare leggendo la sigla. Quindi devo trovare un altro sistema per individuare il suo valore esatto. La resistenza, abbiamo la resistenza fusibile colore arancione, arancione, grigio, oro, in posizione R9101. Per individuare il componente guasto, questo condensatore, l'unico modo è cercare tutta la scheda su Google. Quindi andiamo a cercare lo schema elettrico. Il modello esatto di questa scheda è stampato qui sul bordo, PTV75G7735 P01003002S. Questo è il numero della scheda. Andiamo a vedere sotto al MOSFET se abbiamo altri guai. Mettiamo fuoco. Abbiamo la resistenza qui che andrebbe misurata per vedere se va sostituita, ed ecco qui una resistenza che sicuramente va sostituita perché è proprio bucata. Leggo un 4, forse un 7 e un 2 zeri, ma non sono sicuro, qui ci vuole veramente lo schema. In posizione R9112 abbiamo questa resistenza e poi abbiamo un'altra resistenza qui sotto in posizione R9115 con un bel buco e non si legge proprio niente. Devo misurare anche gli altri componenti qui. Abbiamo un diodo, un altro diodo in alto qui e il pilota di questo switch. La sigla riesco a fatica a leggerla perché c'ha una bella macchia qui marroncina. Sospetto che anche questo componente IC9101 va sostituito. Niente ragazzi, facciamo una cosa, vado su Google, metto il modello di questo alimentatore e vediamo un po' se trovo lo schema. Andiamo insieme a cercare lo schema. Vado su Google, inserisco la sigla del mio alimentatore con il nome Philips e facciamo un cerca, vediamo cosa esce. Abbiamo dei kit di riparazione e anche dei video di riparazione di Luigi Di Donato, grandissimo, perché io lo conosco, lo seguo tantissimo.
chissà se anche lui vedrà questo video. E poi abbiamo nelle immagini anche altri kit di riparazione, quindi mi sa che questo è un problema abbastanza comune. Comunque, cercando, per farla in breve, cercando su eBay, ho trovato il canale del signor Luigi Di Donato. È un signore simpaticissimo che fa video e fa riparazioni veramente professionali. Lo saluto. Ciao Luigi. Mi fa piacere di comprare da te perché alla fine, facendo bene i conti, per 12,50 € più 6,50 di spedizione, se devo andare a comprare tutti questi componenti singolarmente, mi costa di più la spedizione che i componenti. Sappiamo anche che le bobine delle resistenze sono da 5.000 pezzi, quindi dovrei comprare due bobine perché abbiamo due valori diversi e non ne vale la pena. E abbiamo anche qui il condensatore. Sono contento perché, ragazzi, con questo kit risolverò il problema dell'alimentatore. Abbiamo anche il valore del componente, quindi non devo neanche cercare lo schema e cambiare soltanto tutti questi componenti. Più facile di così, guardate, ragazzi, è una passeggiata. Abbiamo anche altri kit in vendita di altri modelli. Meno male che c'è gente che fa queste inserzioni perché sono molto utili. I componenti sono arrivati, grazie mille Luigi. Ecco qui la busta da parte di Luigi. Vado ad aprirla e vediamo un po' senza romperli perché sennò è inutile. Facciamo attenzione. Ed ecco qui i componenti, grazie Luigi, che bello, mi ha fatto pure un autografo. Andiamo ad aprire. Grazie per aver acquistato nel mio negozio. Se sei soddisfatto del prodotto, lascia un feedback positivo. Per qualsiasi informazione o in caso di problemi, non esitare a contattarmi al numero 33 e poi vabbè, non ve lo dico. Puoi anche trovarmi sulla pagina Facebook TV Cassandrino. Sono a disposizione per risolvere qualsiasi tipo di problema. Cordiali saluti, Luigi Di Donato. Grazie Luigi. Grazie mille, e questi sono i componenti. Benissimo, ragazzi. Bene, bene, sono contento. Mi ha messo anche due resistenze. Dopo vado a vedere perché. Vado a controllare queste resistenze. Ecco qui il condensatore che mi mancava. La resistenza. I componenti SMD. Il pilota. I due componenti qui sono altre due resistenze. E grazie, grazie mille, grazie davvero di cuore. Bene, ragazzi, adesso c'è da lavorare. Andiamo a disaldare i componenti e andiamo a saldare i componenti nuovi. Iniziamo subito con la sostituzione dei componenti. Vi ricordo che questo componente è il 100 picofarad 2KV.
La scheda è stata rimontata, ho inserito il cavo, adesso mi manca da inserire la presa di corrente e vediamo che cosa succede. Inserisco la spina, 3, 2, 1, via! Spina inserita, LED rosso acceso, ci siamo ragazzi! Anche il pannello è illuminato, direi che l'operazione è andata a buon fine. Controlliamo il pannello. Sì, funziona! Benissimo ragazzi, dai, Paolo sarà sicuramente contento. Ragazzi, che dire, seguitemi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, vi raccomando, ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao 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 a tutti!